Cesare Bova, allora, finito il campionato, è arrivata la salvezza, quest'anno ci sono stati dei problemi a livello fisico, ma la domanda che molti tifosi si fanno è: Bova resterà il prossimo anno a Pescara, resterà per cercare di dare una mano a questa squadra, a questa società nel prossimo campionato di Serie B? Hai parlato con la società, con i dirigenti, col mister? Ma per ora non si sa nulla, non abbiamo parlato, non ho parlato con nessuno. Io lo spero, anche perché dentro di me c'è tanto rammarico per come è andata questa stagione, tanta rabbia, e spero di riuscire a farmi vedere anch'io, quindi vedremo. Continuerei a giocare comunque? Sicuramente sì. A Pescara oppure dove? Ripeto, spero qui, spero che si riesca a trovare un accordo. Io ho voglia di mettermi in discussione, di prendermi quello che magari ho perso quest'anno, purtroppo è andata male. E quindi vedremo. Potresti anche decidere di negoziare un altro tipo di contratto, magari annuale, legato alle presenze? Ma è uguale, se la società pensa che possa dare una mano, penso che il problema di accordarsi non c'è, né da parte mia soprattutto, quindi devo rimettermi in gioco, ho voglia di farlo qui e spero di riuscire a farlo. Alessandro Crescenzi ha un altro anno di contratto con il Pescara, ma probabilmente cercherà di prolungare questo contratto in vista del 30 giugno del prossimo anno. E questo è il tuo obiettivo, Alessandro? Sì, abbiamo raggiunto questo obiettivo comune, che era la salvezza, che purtroppo ce la siamo rischiata fino all'ultimo, però l'importante era salvarci. E siamo contentissimi di questo e vogliamo ripartire il prossimo anno e fare un altro tipo di campionato. Io sì, ho un altro anno di contratto, sto bene qui a Pescara, ormai lo sapete anche voi. L'obiettivo è quello comunque di prolungare con il Delfino. Io qua a Pescara sto da Dio, quindi quello credo sia l'obiettivo finale.